Si è conclusa con il botto la stagione teatrale dell'associazione Le Cunciarie di Campobasso. Grazie ai fondi raccolti con l'ultimo spettacolo Fu tutta colpa de una Pemmadora, andato in scena il 19 aprile al Savoia, l'associazione presieduta da Franco Baranello, con il supporto del Rotary, ha acquistato e donato un importante supporto salvavita e due apparecchi elettronici. Due computer, perché qui, come sapete, c'è una scuoletta, quindi per i ragazzi del quartiere che hanno bisogno di questi computer. E in più abbiamo pensato di, insieme al Rotary, che è un nostro socio, diciamo, in questa avventura, di acquistare un defibrillatore per la squadra di rugby di questa città. La consegna degli strumenti è avvenuta nel salone della parrocchia di San Pietro Apostolo a Campobasso, alla presenza del presidente del Rotary Reale, della dottoressa Sallustio e dei rappresentanti del comune capoluogo Guglielmi Felice Vinci Guerra. Antonio Greco, per la squadra di rugby La Molisana, ha ritirato il defibrillatore, mentre a padre Giuseppe e padre Florin sono stati consegnati i PC. Coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento hanno invece ricevuto una pergamena. Gli encomi sono andati ad Addolorata di Cristofaro, Anna Maria Mastro Pietro, Rossella De Rosa, Raffaele Farinaccio e Gianna Del Monte. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dalla professoressa Paola Mariano, ha fatto registrare il sold out. Voglio di nuovo ringraziare tutti, specialmente il pubblico amico che è stato felice di venirci a vedere al teatro.